Sindaco, l'inaugurazione di oggi è stata anche l'occasione per celebrare i volontari e i sanitari che collaborano con Pedemontana Emergenza. Sì, è una giornata importante perché tutti i sacrifici che loro fanno, sia i professionisti chiaramente con i carichi di lavoro, ma sia soprattutto i volontari che lo fanno gratuitamente, è impagabile, quindi è giusto anche riconoscergli il grande lavoro che fanno per le nostre comunità. Sono state riconosciute le eccellenze di Pedemontana Emergenza, ma anche le criticità, non sono poche, legate alla difficoltà di reperire appunto lavoratori in questo settore, ma soprattutto l'aumento dei prezzi. C'è una speranza però legata alla rimodulazione della convenzione. Sì, siamo per fortuna in scadenza ed è bello perché l'assessore oggi ha confermato che lei stessa si farà carico di verificare che la convenzione rispecchi quelli che sono i costi reali che oggi l'Associazione Pedemontana Emergenza si trova ad affrontare. L'altra notizia, secondo me, molto importante che attendavamo ormai da mesi è l'imminente delibera che sta per essere approvata, che riguarda appunto l'istituzione di un punto di primo soccorso presso appunto la sede di Pieve del Grappa, che chiaramente verrà gestita dal SUEM e farà sì che tutti i nostri cittadini o i nostri turisti che frequentano il Monte Grappa, per interventi di minima che possono riguardare codici bianchi, non debbano più recarsi alle sedi ospedaliere ma possono trovare risposta qui.